Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Ciao! Intanto, prima di farvi la presentazione di cosa facciamo oggi come video, volevamo ringraziarvi perché il video dell'Eco Auto ha avuto un grosso successo e abbiamo superato anche quota 3.000 iscritti, che per noi è veramente un qualcosa di fenomenale. Grazie a voi. Vedo Miki che ti stai veramente divertendo con l'Eco Auto in macchina. Sei lì che ogni tanto giochicchi con il meteo e ogni tanto accendi e spegni le luci in casa, così fai spaventare tua moglie e tua figlia. Bravo, bravo. Vabbè, a parte questo, abbiamo letto però, qualcuno ci ha fatto presente che ogni tanto Eco Auto ha il brutto vizio di perdere il segnale Bluetooth. Eh sì, c'è questo bel problema, ma noi vediamo di trovare una soluzione. Miki, tu cosa ne pensi di questo problema che ha Eco Auto? Cosa ne penso? Però non vi preoccupate, abbiamo noi la soluzione, come diceva Miki. Ma prima di questo, prima di darvi la soluzione a questo problema, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. E da questo momento noi lanciamo la nostra sigla! Partiamo con la procedura per poter risolvere il problema del Bluetooth. Questa è una procedura ufficiale di Amazon che viene rilasciata direttamente dal loro sito per risolvere questo annoso problema che io vi auguro che non vi capiti mai. Comunque, la procedura, ve lo dico già, è abbastanza lunga, quindi prendetevi il vostro tempo e fatela con calma. Primo passaggio. Tra un passaggio e l'altro è fondamentale verificare che l'Eco Auto sia sempre connesso al vostro Bluetooth del cellulare. Dovete poi chiudere l'app Alexa, se per caso vi rimane aperta chiudetela proprio forzandola. Scollegate poi il cavo di alimentazione dell'Eco Auto e tenetelo scollegato per circa 30 secondi, dopodiché potete ricollegarlo. Per quanto riguarda i dispositivi Apple, dovete disattivare il Bluetooth, dopodiché riattivarlo. Per quanto riguarda invece i telefonini Android, dovete attivare la modalità aereo per 45 secondi, dopodiché disattivarla. Entrate ora nell'app Alexa e togliete il dispositivo Eco Auto. Dovete eliminarlo. Ora dovete andare nelle impostazioni del vostro cellulare, dalla voce Bluetooth, e controllare se c'è ancora il dispositivo Eco Auto. Dovete eliminarlo, disassociarlo. Qualsiasi sia la voce, dovete toglierlo da quell'elenco. Scollegate nuovamente il cavo micro USB dal vostro Eco Auto per 30 secondi, dopodiché ricollegatelo. A questo punto tenete premuto il tasto di azione sul vostro Eco Auto, sarebbe quello col puntino bianco sopra, lo tenete premuto per circa 25 secondi o fino a quando non inizierà a comparire la linea arancione che sta ad indicare che è iniziata la configurazione. Entrate nell'app Alexa e rifate tutta la procedura che avete fatto dall'inizio. Se per caso volete, vi metto qui in alto, dovrebbe essere di qua, il video di come ho installato il mio Eco Auto. È normale che comunque un prodotto come questo, new entry nel mercato italiano, è possibile che abbia qualche problemino, però l'importante è che si risolva e si possa andare avanti. Se proprio vedete che non avete nessuna possibilità di collegamento col Bluetooth della vostra auto, vi ricordiamo che è stato dato in dotazione nella confezione il cavo AUX, quindi eventualmente collegatelo col cavo AUX. Se avete problemi scrivete pure qui sotto nei commenti e soprattutto ricordatevi che qui sotto ci sono i link per poter acquistare tutti i prodotti che vi abbiamo presentato sul nostro canale, e ne abbiamo fatti veramente tanti, e in più ci sono anche quelli che magari sono lì nel nostro cloud, nella nostra fantasia, che prima o poi acquisteremo. Appena diciamo riusciamo a fare un po' di dindini, acquisteremo anche quelli e ve li presenteremo, naturalmente se ne vale la pena, perché noi cerchiamo sempre di fare rapporto qualità-prezzo e senza arrivare a spendere 1000 euro per un prodotto che poi dopo lo presenti e dici sì, ok, però... Con questo ragazzi il video si conclude, vi ringraziamo ancora per aver superato i 3000 iscritti e mi raccomando, mettete il mi piace e continuate, diffondete il verbo della TuttoTech e fate scrivere amici, parenti, congiunti, prossimi, vicini e quant'altro. Al prossimo video, ciao ragazzi!